Angela. Ciao, Come va? sono pronta. Sei pronta? Sì. Con l'ipnosi regressiva che faremo oggi, quali sono i punti che vuoi toccare esattamente? Ascolta, io sono nata con la lussazione delle anche e la spina dorsale tutta messa male e anche i piedi sbagliati. Sbagliati nel senso che avevo il piede rigirato dietro. Mi è stato tutto messo a posto, fuorché la spina dorsale, che quella è rimasta storta com'era. E penso, perlomeno, diamo colpa a tutto di questi problemi che ho. Problemi ai piedi, alle ginocchia, alle spalle. Poi io mi sento dunque, sono tre placche importanti sulla schiena, proprio sopra in fondo, che ho come un blocco lì, in fondo. Stai parlando di blocchi in che senso? Stai parlando di placche fisiche che ti hanno messo? No, un blocco come se mi sentissi una piastra qua Una dietro. sensazione. Sì, Ah, una ok. Adesso sensazione. hai una sensazione. E poi qui sulle spalle, ma non alto, alto è il collo, e qui all'altezza del cuore, però dietro le spalle. Schiena, placche schiena, blocchi schiena. Sì, e Vediamo un po'. la testa con un rumore da più di 20 anni in questo orecchio sinistro. Che vuol dire rumore da più di vent'anni? Adesso a me è successo un fatto, però non so se è da questo orecchio. Mi sono svegliata una mattina e mi sono trovata tutto del liquido nero sul cuscino. Mi hanno fatto qualsiasi tipo di analisi, persino l'attacco encefalo con liquido di contrasto, che è una cosa schifosa, e non hanno trovato niente. Però io ho sempre questo rumore dentro, come un fruscio, sempre, che a volte è molto forte e a volte invece è sopportabile. Ormai ci ho fatto l'abitudine, sono più di 20 anni comunque questo. Senti un Poi, rumore in testa, che ti risuona in testa, no? sì, è tutto un rumore che mi sento, e ho proprio l'impressione che venga da qui. Però non so se è Rumore a questo. cosa assomiglia, più che altro? Tanto per fare... Cosa? A che tipo di rumore assomiglia, per farci un'idea? L'acqua, lo sciabordio dell'acqua quando un continuo così, un rumore proprio un fruscio, ma forte, che mi prende proprio tutto, da questa parte a sinistra. Ok. E poi io ho questo contatto con i morti che mi vengono a trovare e avvisare di quello che succede spesse volte. E questo l'ho praticamente avuto fin da piccola. E è come vivere su. Mi sono sempre sentita cavallo di due. Come posso dire? Fra due mondi, quello vero che tocco e quell'altro che per me è pure vero, perché è talmente tangibile che poi. Quando dico una cosa, in realtà succede, come quando mio papà, cioè avevo 4 anni quando ho cominciato questa storia, col fatto di dire a mia mamma, e questo invece l'ho detto io così spontaneamente, dire che mio papà era morto e non sarebbe tornato a casa. Mio papà ha avuto un incidente, è stato in coma 8 giorni, non è morto. Ma ecco, il fatto di queste scene, che io mi vedo come una fotografia davanti agli occhi, quando la signora è venuta a dire che in effetti mio papà aveva avuto quell'incidente, è solo la fotografia di quell'istante, perché io subito dopo non ricordo cosa è successo. Cioè, mia mamma avrà pur fatto qualcosa, avrà chiamato, mi avrà portato da qualche parte per andare da mio papà, ma io non me lo ricordo, è solo questo momento, e quando anche mio nonno ha avuto questo problema. Quindi praticamente dobbiamo... Ma ti dà fastidio il fatto che comunichi con i morti?
Ma no, non mi dà fastidio, perché Cosa poi poi che sì, facciamo in ipnosi con questa cosa? Nel senso poi che. ho avuto anche io l'ho chiamata un inizio di possessione o roba del genere, perché ho avuto 2 o 3 notti nelle quali io cercavo di resistere a qualcosa che mi tirava dentro, cioè che cercava di impossessarsi di me. E questo è stato parecchi anni fa e l'ho provato 2 o 3 volte e poi più ho avuto questa impressione, questo. Adesso ho problemi grossi comunque con le allergie, i denti che sto perdendo e i capelli. E questi sono gli ultimi. Dopo vediamo cosa esce da questa storia, cioè vediamo cosa ne esce. Quando io ho ascoltato stavo facendo rilassamento, ascoltavo te che facevi rilassare una persona nei filmini, e mi è successo che proprio in questa scena in cui mi venivano a dire che mio papà aveva avuto questo problema, io ho avvertito un forte odore di carne in decomposizione e un rumore che io non avevo mai avvertito prima. Questo però l'ho fatto, ma non durante ancora nel rilassamento, quando tu stavi facendo, io ascoltavo, ero un po' mezza addormentata. Ho avuto questa impressione qui. E ultimamente, non tanto tempo fa, e qui è da prendere un po' con le, perché forse avrò sentito uno dei tuoi cosi, perché io poi sono sempre scettica fino alla fine, però mi sono sentita inserire qualche cosa e da allora ho disturbi ai genitali, che non avevo mai avuto prima. E non Guarda, so, questo una ventina di giorni fa, non tanto tempo fa. E questo qui però potrebbe essere, da come lo intendo io, perché i miei sogni questo era uno di quelli che valevano. Cioè, io li distingo i sogni da prendere in considerazione e gli altri no, perché alcuni li partecipo e altri invece li vedo da fuori. Non so se mi spiego. sì, va bene. Quando qualcuno mi viene a dire che succede qualcosa, io lo vivo quel momento. Va bene, facciamo così. Andiamo in ipnosi e vediamo cosa succede. Ecco, speriamo di riuscire ad andarci. Perché c'è tanta, C'è tanta. tanta roba, sì, è per quello che io dico, vediamo cos'è che esce, perché. D'accordo, dai, andiamo giù, andiamo in ipnosi e andiamo a vedere di cosa si tratta. Tanto poi quello che dobbiamo toccare esce fuori da solo. Allora, Mariangela, mettiti comoda, chiudi gli occhi e quando sei pronta lo dici e cominciamo. Ok. Innanzitutto, la prima parte non è altro che la parte del rilassamento del corpo, quindi l'unica cosa che dovrei fare è ascoltarmi, in modo da rilassare il corpo. E con il corpo poi si rilassa, si svuota la mente, oppure la mente già va dove deve andare. Questo già lo vedremo. Quindi io comincio a scandire il tempo contando verso il basso da 10 a 1, più o meno 10 minuti. E nel frattempo, mentre conto, tu lentamente ti rilassi, il tuo corpo si rilassa su quella sedia, lentamente. 10, questo momento, ad ogni tuo respiro, ogni volta che butti fuori l'aria,
senti che il tuo corpo lentamente si appesantisce comodamente. Lo senti farsi sempre più pesante ad ogni tuo respiro e ad ogni mia parola. Nove. Puoi cominciare a sentire che i tuoi piedi si appesantiscono e affondano nel pavimento lentamente. Così. Lentamente senti che questo senso di pesantezza comincia a salire per le gambe, attraverso le caviglie, i polpacci e le ginocchia. Adesso puoi sentire che la parte bassa delle tue gambe è pesante e va giù verso il basso, affonda nel pavimento e la sensazione è gradevole, molto gradevole. Adesso puoi anche sentire le tue cosce appesantirsi e affondare nella sedia comodamente. Lentamente. Adesso senti anche il tuo bacino affondare verso il basso, sempre di più, e si fa sempre più pesante ad ogni parola, ad ogni respiro. E la sensazione piacevole, molto piacevole, e ti senti comoda su quella sedia. Molto comoda. Pesante. Rilassata, comoda, adesso qualsiasi rumore attorno a te, qualsiasi movimento attorno a te, non ti distrae. Anzi, ti rilassa sempre di più. Il cane che abbaia ti rilassa sempre di più. Le macchine che passano ti rilassano sempre di più. Ogni rumore ti manda sempre più giù.
5. Adesso puoi sentire la tua schiena appesantirsi lentamente. Puoi sentire che si appesantisce dalla parte bassa della schiena. Verso la parte alta, verso le spalle, ogni singolo muscolo della tua schiena si appesantisce e sprofonda nella sedia. Lento. Lentamente. Adesso puoi sentire anche le tue spalle appesantirsi comodamente nella sedia, sprofondare. Lentamente senti appesantire anche il tuo petto. E il tuo addome. Sempre più in basso. Sempre più in profondità. Sempre più giù. Adesso puoi anche sentire le tue braccia appesantirsi lentamente e sprofondare verso il basso. Si fanno molto pesanti. Adesso tutto il tuo corpo è pesante. La tua nuca si appesantisce e sprofonda e la tua testa è pesante, comodamente appoggiata sulla sedia, comodamente appoggiata ma pesante. E la sensazione è comoda, sei rilassata, pesante e tranquilla. Pesante,
rilassata e tranquilla. Adesso, Mariangela, dimmi se stai pensando a qualcosa o se la tua mente è vuota. Bene, adesso, da questo punto, da questo vuoto adesso io conto da 1 a 3 e al mio 3 vai in un ricordo della tua vita. Qualsiasi esso sia, un ricordo che scegli la tua mente al mio tre. Sei lì. In questo momento, in questo ricordo, è notte o giorno? Vedo chiaro. Vedi chiaro? Sì, ma non vedo niente in particolare. Non è il momento di vedere, adesso ci addentriamo lentamente. In questo posto senti di essere sola o con qualcuno? C'è qualcuno? E dov'è questo qualcuno? Alla mia destra. Guardalo e dimmi cosa vedi. Chi è? Mia mamma. Adesso guardati attorno e dimmi se c'è qualcun altro. La scena di quando dalla casa oltre il cortile la signora viene a dire che mio papà ha avuto un incidente. Penso che questo sia qualcosa che mi ha segnato. La cosa che... C'è questo in giro che mi indispone, perché quello che mi viene a dire la signora a una donna scura lo percepisco tutto in giro, non è solo lei che lo viene a dire, a parte che io lo sapevo, ma è tutto nell'aria, è tutto
me lo sento addosso. Mariangela, da quando hai cominciato a entrare in questa dimensione, in questo ricordo, l'immagine che ricevo via Skype comincia ad essere disturbata e ti sento anche un po' male. Prova a vedere se ci sono delle interferenze elettromagnetiche, però prova a vederlo con l'occhio della tua mente. Se ci sono delle interferenze elettromagnetiche o altro che stanno disturbando la comunicazione. Se riesci a vederlo, se no niente, fa niente. Non riesco a vederlo. Io guardo verso la montagna e percepisco in questa montagna un qualcosa di molto opprimente, che forse non fa parte di quello che è successo. Se ne ricordo ancora, non è così? Ok, Fa parte del luogo. d'accordo. Vai avanti. Vai avanti. Ho un vestitino senza maniche, caldo, un vestitino bianco senza maniche, con le alettine arricciate, e tento di mettere la gamba sul muricciolo della scala che scende, perché abito Ok, al primo piano. ascolta Mariangela, adesso voglio sapere, in quel ricordo, in quella dimensione dove sei adesso, dimmi chi ti ha passato l'informazione che a tuo padre stava succedendo qualcosa, chi ti ha passato questa informazione, chi ti ha passato questa emozione, questa sensazione. Non riesco. C'è Chiedi un'ombra scura proiettata contro questa montagna. com'è fatta questa figura scura? Una nuvola nera, qualcosa di scuro. Chiedigli chi è mentalmente. C'è un rumore. C'è un rumore? Nel ricordo? Che rumore Non è un aereo, ma neanche un elicottero. È un è? Cos'è? rumore vedo come un uccello nero. Quest'uccello nero è la stessa ombra che vedevi contro la montagna? Forse un po', perché non è chiaro neanche che sia un uccello. Questo non ha importanza, la forma non ha importanza. Voglio sapere se è la stessa energia, la stessa cosa che tu vedevi lì contro quella montagna. E c'è anche qualcosa che luccica, tipo una macchina o qualcosa del genere. Un qualcosa d'argento come. Dove? Appoggiato ai piedi della montagna. Questa montagna quanto è lontana? Non è lontana tanto, è oltre il cortile. Una collinetta? In mezzo, sì, Ah, tu parli di montagne, pensavo fosse qualcosa di più vasto. è una montagnetta. Una montagnetta, d'accordo. E questa era proprio di fronte a casa mia. C'è, esiste, non. Chi sta producendo questo rumore? Forse quella, no, non penso che quella cosa d'argento è ferma.
si muove l'ombra nera. Pensi sia l'ombra nera a produrre questo rumore? Sì, perché l'altro è ferma, non ho l'impressione che. Chiedi a quest'ombra nera chi è? Ride. Come? Ride. La leader? No, sta ridendo. Ah, sta ridendo. Beh, chiedigli perché ride. Ridere in che maniera? Divertita, Non ho capito sorridente? bene. Non ti sento. Non ho capito niente. Non ho sentito, puoi ripetere? Mi dice che non ho capito niente. Ah, va bene, noi siamo qua per cercare di capire. Prima o poi lo capiremo. Allora, quando ha finito di ridere, me lo dici e continuiamo. Diglielo pure, quando finisci di ridere, continuiamo. Vabbè. Sì, ma mi guarda come se fossi una cosa proprio che vale niente, non lo so. Questo già ci fa capire a che tipo di entità ci stiamo affrontando. Sicuramente qualcosa da ridimensionare. Sì, mi tiene in poca considerazione, non è che mi. Come si chiama? Tor. Ah, Thor, bellissimo. Tor, Thor, cosa ci fa lì, Thor? Tor. Ride di nuovo. Digli che quando finisce di ridere, continuiamo la conversazione. Prendo con me, mi ha detto. Ti prendo con me, mi ha detto. Digli che lui non può prendere niente se l'altra parte non si lascia prendere. E in questo momento tu non ti lasci prendere. Quindi, vediamo se dobbiamo perdere ancora tempo, se deve ridere. Se deve mettersi a perdere tempo, o se dobbiamo continuare con questa conversazione, cosa vuole fare? Ok, va avanti, mi ha detto di andare avanti. Cosa vuole da te, Thor? Usarmi. Usarti? Usarti per quali scopi? Capire Per capire cosa? le persone, gli uomini in generale. E come pensa di usarti per capire gli uomini in generale? Cosa pensa fare con te? Ride di nuovo e mi dice sto già facendo. Se ce lo fa capire anche a noi, ci facciamo una bella risata magari anche noi. Però se se lo tiene per sé, ride solo come un cretino. Cosa facciamo? Beh, Dice che sono collegata a lui. da cosa sei collegata a lui? Qual è il collegamento? Il pensiero. Quando, in che momento è stato instaurato questo collegamento? Vedo mia mamma incinta. Ah, tua mamma è incinta. Bene, fai scorrere le immagini e andiamo a vedere quando questo collegamento è stato instaurato. E si ritorna indietro, mio papà in guerra. Sì, bene. Continua a visualizzare. Campo di concentramento. Che anno è? 45. In che paese Oh, in Germania, quello sapevo che era stato in Germania, ma cosa abbiamo fatto? Andiamo direttamente al punto in cui viene instaurato questo collegamento. Continua.
la guerra, È stato instaurato in guerra? I i tedeschi. tedeschi l'hanno messo, non instaurato. Com'è che questo collegamento è arrivato a te dai tedeschi in guerra nel 45? Dov'è il nesso? Anch'io ero là. Sei uomo o donna? Uomo. In questo momento, quanti anni hai? 22, 23. Sono molto giovane. Quasi un ragazzo. Il tuo futuro padre, nella vita di Mariangela, quanti anni hai? Padre a 25-26 anni, è più vecchio dell'altro. Anche un ragazzino. Come si chiama tuo padre? Il padre di Mariangela. Francesco. Francesco. E tu lì a 20 anni, nel 45, come ti chiami? Rudy, Rodolfo. Rudolf, forse. Rudolf. Sei italiano o tedesco o di altra nazionalità? No, sono tedesco. Di che nazionalità sei? Inglese, penso. Com'è il tuo cognome? Cormic, Cormic, qualcosa del genere. Cormic. Bene, Radolf, Rudolf, cosa succede? Raccontami la scena. Vai al momento importante per cercare il punto a cui stiamo girando attorno, la connessione. I tedeschi fanno esperimenti. In questo momento tu dove sei? Io sono con mio padre, ma poi. Rudolf, in questo momento lui non è tuo padre. Tuo padre sarà nella vita futura, dove sarai Mariangela. Chiamalo Francesco. Francesco. Così non mi confondi neanche Sembra che mi voglia proteggere, però qui si sa come vanno le cose. io. Vai avanti, dimmi cosa succede. Quando arrivano la notte ti contano. Ma tu sei un prigioniero? Un prigioniero, sì. E Francesco? Francesco, sì. Ma lui mi tiene un po' come se volesse proteggermi. Francesco è prigioniero? Sì. Sì. Fanno Cosa succede? esperimenti, mi prelevano Sì. e io non voglio andare. Bene, continua. Mi portano in una stanza dove. Sono sul lettino. Sì. È tutto piuttosto buio, sembra in una caverna, un qualcosa del genere. Chi c'è in questa caverna con te? Delle persone scure, tutte scure. Queste persone sono soldati tedeschi? Alcuni che E gli altri? hanno il mantello, hanno non si vede il viso. Sono alti o bassi? Alti.
forse più anche dai tedeschi. Come sono vestiti? Con mantelli. Sotto il mantello? Come sono vestiti? Incappucciati. Come? Incappucciati sono, come, hanno una specie di cappuccio sopra. Quanti sono questi uomini incappucciati? Contali. Uno, beh, sì, quello tedesco. Almeno due, però sono più persone intorno a me, sono almeno cinque persone che ho in giro. Insieme a te, come prigionieri, c'è qualcun altro o sei solo? No, solo in quel. Sono solo con questi 4-5, in questa specie, su questo letto, in questa specie di caverna. Beh, in questa caverna, spiegami, descrivimi com'è il posto, cosa c'è in questo posto, oltre al lettino. C'è il lettino e poca roba in giro, eh? Non riesco a vedere, forse dei macchinari dietro il lettino. Guardali, guardali dietro il lettino e dimmi come sono questi macchinari. C'è una macchina che è tipo quella che usano a fare i, come si dice, i pens. Con dei numeri sopra e parecchi bottoni da. Ma è grande, è una macchina piuttosto grande, grande quasi come il lettino, la larghezza del lettino. Beh, vai avanti nel ricordo e dimmi cosa succede. Lì ci stanno lavorando. Cioè, cosa stanno facendo? Guarda. Tu sei sveglio, dormi, come sei? No, io sono sveglia terrorizzata. Stai gridando, ti stai cercando di liberare, cosa fai? No, sono più che altro immobile, non so perché sono così immobile, però gli occhi vedono e capisco cosa sta succedendo, cosa stanno Vai facendo. indietro nel tempo, ascolta, vai un po' indietro nel tempo al momento in cui ti hanno preso, ti hanno prelevato per portarti in questa caverna e guarda se hanno utilizzato delle droghe, dei sedativi per portarti lì o se è stato utilizzato un altro metodo affinché tu potessi rimanere lì immobile, paralizzato e loro potessero trasportarti e lavorare su di te. Vai indietro fino al momento in cui questo succede. Se succede. Mi hanno prelevato dal posto in cui ero con Francesco e c'erano altre persone che si nascondevano un po' sotto le coperte per non essere viste o per cercare di sfuggire a loro, e non so perché io e Francesco eravamo in piedi, mi hanno preso, mi hanno trascinato fuori di forza. Sì. Questi sono i soldati, no? I tedeschi. Sì, Sì. E ok. sì, forse un'iniezione me l'hanno fatta. Ok. Guarda se portano via anche Francesco. No. Dov'è Francesco? No, però lui è molto dispiaciuto. Francesco rimane lì, portano via solo te? Sì. Ok. Tu sei amico di Francesco? Sì, molto. Era l'unica persona che potevo, Che da lingua cui mi parli? potevo fidare. Rudolf, che lingua parli? E Inglese. Francesco riesce a capirti? Francesco si arrangia un po' con tutto, perché un po' che è in giro. Come comunicate in inglese? Anche affettivamente è molto. Lui mi capisce, lui sa che cosa. E mi protegge, cercava di proteggermi. È convinto che mi abbiano portato ai forni crematori. Andiamo avanti nel ricordo, sei su quel lettino, cosa ti stanno Sono qui. facendo? Sono qui. Mi hanno attaccato dai fili, con delle placche.
questi fili con queste placche, dove te le hanno attaccate? Tanto sulla parte, io vedo tanto sulla sinistra del corpo, forse perché sulla destra è tutto, le persone che ci stanno lavorando sono sulla destra. In quale parti del corpo attaccano queste placche? Io vedo le gambe Gambe, e poi? andando su. Altre parti del corpo? Lo stomaco forse. Qui più in alto, i piedi. E controlla anche la parte alta del corpo e dimmi se attaccano qualcosa anche lì. Un casco, una specie di casco con dei fili che escono. Un casco sulla testa, no? Sì. Altro? Dei fili sulle spalle, forse. Guardati dall'alto un attimo. Ascolta, Rudolf, guardati dall'alto un attimo. Guarda il tuo corpo dall'alto e dimmi esattamente cosa ti hanno messo e dove ti hanno messo queste cose sul corpo. Sulla testa ho questa specie di casco con dei fili che mi scendono. E ai lati ho queste placche collegate ai fili, non so se sono collegate a quello che ho in testa, Adesso lo vediamo. fino ai piedi, Ok. Adesso anche sotto i piedi ho due piastre. chiedi a uno di quei signori incappucciati a cosa serve questa apparecchiatura. È una prova di resistenza, mi ha detto. Una prova di resistenza Di a cosa? resistenza al dolore. E per quale motivo stanno effettuando questa prova su di te? Vedere fino a che punto uno può sopportare il dolore. Dopo che hanno visto questo limite, cosa se ne fanno del dato? Un esperimento, tanto non valgo niente. Sì, però un esperimento. No, se non vale niente, che ti lasciano andare. Non serve neanche per l'esperimento allora. Se non serve a niente, perché stai lì? Stanno ridendo. Beh, ci credo. Questo esperimento viene fatto con l'obiettivo di capire cosa e di raggiungere quale scopo. Di rendere le persone più forti, ma ridono. Adesso cerca di guardare in faccia uno degli incappucciati. Tu sei spirito? Non ha faccia. Ah, non ha faccia. Di a uno di loro di togliersi il cappuccio. Ha un casco davanti, non ha faccia. Ah, come un casco, i caschi completi delle moto. È un casco rigido, no? Sì, una specie Di... di vetro di... Okay. Digli di togliersi il casco. Una cavalletta. Ah, eccola. Una cavalletta. Ha un naso così, un Sì. mondo brutto. Digli di spogliarsi di tutta la tunica. C'ha pure le ali. Digli di spogliarsi completamente e lasciarsi vedere. Corpo. È alto però, eh? È alto e brutto, In questo momento che questa cavalletta, questo insettoide,
Se lasciato vedere, come reagiscono i soldati tedeschi? Ma quasi quasi scappano. Non Sono sì, non impauriti, si no? aspettavano neanche loro di vedere una cosa così. Quanti sono gli incappucciati, oltre gli insettoidi? Ce n'è ancora uno. Quindi sono due gli incappucciati, erano via l'altro di spogliarsi anche. Qui è uno zoo, questo qui invece c'ha la coda. Alla coda, bene. E in faccia come? C'ha sempre un muso lungo, tipo calimano, che so io, un qualcosa del genere. C'ha Guardalo in faccia, dimmi più o meno. grosso questo però, è più grosso. A cosa somiglia? Guardalo in faccia. La pelle com'è? È squamosa, come È quella di un squamosa. coccodrillo pressappoco. Quindi un rettile, no? Sì. E in faccia com'è? Dimmi come sono gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca. C'ha le pupille per così. Gli occhi. Il muso lungo. Verdognolo, grigiastro. Ma prima, col casco su non si vedeva questa sporgenza di muso. Sì, vabbè, non fare molto caso a quello che può essere il fisico, perché in quelle dimensioni con cui loro interagiscono, questo può essere modificato. Sì, questo Lo penso. spazio è relativo e la materia anche. Ci sono i tedeschi che scappano. Perché scappano? Digli di non scappare. Dove sono i grandi coraggiosi uomini tedeschi? Non hanno mai visto una cosa del genere. Padroni del mondo che fanno esperimenti, dove scappano? Dove sono? Non pensavano fossero. Non pensavano di vedere delle cose così. Hanno preso paura anche loro. Adesso andiamo a vedere il momento in cui si era innestato il collegamento con questo fantomatico Thor. Guarda tutto da fuori dal corpo, guarda tutto dall'esterno e dimmi quando avviene l'innesto. Questa scena, se c'è. Ma mi fanno morire, sai? Sì, Sì? Fanno morire con questa macchina? tutto un insieme di cose e poi non vogliono che si sappia quello che hanno fatto. Perché ti hanno fatto morire? Cosa succede? Vai un momento, al momento della tua morte e dimmi cosa succede al tuo corpo e al tuo spirito nel momento della morte con quel metodo. Se ci fosse Francesco, ma io Francesco ritornerà nella tua prossima vita e sarà tuo padre. il mio Quindi pensiero è quello. non ti preoccupare per questo, vi ritroverete. Dimmi cosa succede nel momento della tua morte, in questo lettino. Cosa procura la tua morte? Penso di morire lì, sai? Non Però come? Cosa ti provoca la morte? mi buttano da qualche parte. Però vai al momento in cui muori. Cosa ti ha procurato la morte? Mi
mi buttano in una fossa dove c'è un odore di carne marcia. È lo stesso odore che sentivi durante la sessione che stavi ascoltando Sì, su internet. ma non sono ancora morto. Sei ancora vivo e sei lì. Ascolta, vai un momento indietro nel tempo, Rudolf. Vai indietro nel tempo e vai al momento in cui sei ancora vivo su quel lettino, con quelle piastre addosso, ma ancora vivo. Andiamo al momento in cui stanno lavorando su di te. Cosa succede? Raccontami cosa succede. Guarda tutto dall'alto, guarda tutto dall'esterno, scegli un punto della stanza da dove guardare la scena e dimmi cosa succede. Loro stanno lavorando. I soldati o gli altri due? No, i soldati stanno in disparte, sono gli altri due che lavorano più che altro. Gli altri osservano. Cosa fanno? Ma non so se mi... Sono come scosse, non so se sono scosse che mi mettono addosso con queste... Oh, cioè, Vedo ti il mio... stanno scaricando qualcosa addosso attraverso queste piastre e questi fili, non è così? Sì, e Adesso vedo il mio corpo che sobbalza. chiedi alla cavalletta cosa stanno facendo. Cosa succede in quel momento? Detto per l'eternità. Digli o dille di spiegarsi meglio. Per l'eternità cosa? Che noi resteremo con te per l'eternità. E con questa scossa elettrica, diciamo così, in che momento avviene questo collegamento per l'eternità? Cosa viene immesso? Cosa succede? Sento un'ondata di calore che mi pervade. Ma nello stesso tempo una grande sofferenza anche. Mi iniettano qualcosa, non riesco a capire cosa. Però Chiedigli. ci sono delle piastre in giro, delle piastrine che mi mettono Dentro dove? dentro. Nel corpo, cioè, non è liquido quello che mi penetra dentro. Questa iniezione in che parte del corpo te la stanno facendo? Ma sono tutte queste piastre che ho attaccato che mi fanno entrare nel corpo queste... Sono tutte piastrine piccole, potrei dire microchip, ma allora non c'erano. Va bene, le piastrine. Quanto sono grandi queste piastrine o piccole? Piccole, piccole. Piccole. Passano da tubicini, boh, un chicco di riso, forse un seme, qualcosa del Quanti genere. sono? Quante sono in totale? Oddio santo, sono Più o meno, tantissime. eh? A parte il casco, alle gambe. Quattro o cinque sulle gambe, arrivare fino in fondo. Poi c'è una piastra grande in fondo ai piedi. Poi ho anche qualcosa alle braccia, due forse alle braccia. E sono appoggiata sul collo, sono appoggiata a questa piastra e forse una ce l'ho anche sotto. È come se facessero delle radiografie. Ascolta, Rudolf, chiedi alla cavalletta se tu non servi a niente, perché ti vogliono per l'eternità? Dobbiamo trovare un Aspetta che sei andata. Aspetta forte che porti che sei andata, aspetta, aspetta. avanti la Se n'è andata la nostra comunicazione. difesa.
dicono civiltà. Aspetta, che si è abbassata la comunicazione E per un... Puoi ripetere per... hanno detto che loro devono trovare un essere molto forte che porti avanti la loro civiltà, il loro essere, il loro... La loro civiltà proprio mi hanno detto loro. E in che maniera tu sei utile a questo scopo a loro? Tenendo questi contatti con loro. E questi contatti cosa ci fanno loro con questi contatti? Sopravvivono, devono sopravvivere loro. Quindi si nutrono di te? Sì, si nutrono e mi studiano. E ti studia. Ma se fra un po' ti uccidono, come possono nutrirsi di te? Qualcosa è andato male. Cosa è andato male. Bene, andiamo avanti nel ricordo e vediamo cosa succede. E a un certo punto il corpo non risponde più. Sì. Loro sono morto. Allora i tedeschi mi prendono e mi buttano in questa fossa. Bella profonda e io qui muoio. Guarda nel momento della morte, nel momento in cui muori, nel momento in cui il tuo spirito esce dal tuo corpo, dimmi se con te il tuo spirito... No, prima di tutto dimmi da quale parte del tuo corpo esci. Un vortice dalla testa. Rimani lì o vai da qualche parte? Vado Dove vai? in alto perché questa fossa è all'aperto, io vado in cielo, cioè vado su. Ok, ascolta, dimmi se all'uscire dal corpo porti con te qualcosa che aveva a che fare con con quegli elettrodi, quelle piastre, quei fili, quei chip, quelle piastrine, quel non si sa cosa. Guarda se rimane qualche traccia, guarda se c'è qualcosa che ti porti dietro anche fuori dal corpo. Questo vortice che sta uscendo dalla mia testa ha dei riflessi argentei sopra. Questi sì, me li porto dietro. Perché non è solo il vortice, su questo vortice ci sono dei metalli. Ecco, perfetto. Era questo che volevo sapere. Bene. Ok. Andiamo a vedere dove vai. Vai avanti, nel ricordo. Dove vai? In un posto bello, dove c'è un prato stupendo, ci sono gli alberi in fiore e non c'è niente di quell'orrore che ho visto. Però sono solo. Adesso, Rudolf, vai al momento in cui decidi, o qualcuno decide per te, la tua prossima incarnazione. Vai a questo momento. Sto vagando per i campi, per i prati e c'è una bambina come
La conosci? Riconosci quello spirito? Sono io. Non lo so, forse sono io. Ma sono piccola. Ascolta, Rudolf, vai al momento in cui si decide la tua incarnazione, vai lì. Chi la decide? Io voglio ritrovare Francesco. Ecco, lo sapevo. Lo immaginavo. Chi decide che Francesco debba essere tuo padre nella futura vita? Supponiamo che sia così, da come vanno le cose. Ci sono due o tre persone con me. Chi sono queste tre persone? Sono persone nella luce, sono piene di luce, non riesco a distinguerle bene, ma sono. Non dico angeli, però sono molto luminose, sono persone molto luminose. E in questo momento loro cosa fanno con te? Mi ha detto vai. C'è qualche obiettivo, a parte ritrovare Francesco, di questa tua incarnazione o reincarnazione? No, non mi sembra. Solo incontrare Francesco? Ok. Andiamo. Portare avanti una storia, mi suggerisce qualcosa. Va bene, andiamo a vedere che storia, quale storia. Vai avanti nel ricordo, vediamo cosa succede. Avanza. Ma non subito, passa del tempo prima. Francesco Quanto tempo? non sta bene, è molto provato. Quanto tempo terrestre passa da quando tu muori, Rudolf, a quando ti incarni successivamente? Cinque, forse, no, quattro. Vai al momento in cui, vai in un momento in cui sei piccola. Vai a questa tua vita e confermami se è quella di Mariangela. Che noi l'abbiamo supposto. Sono molto vicino a lei, mi dice. Ma non capisco cosa vuol dire. Cosa stai visualizzando adesso? Dove sei? Sono sempre in quel prato con le viti. Avanza, avanza nel tempo, avanza. Questo è il campo di mio nonno. Forse qui c'è mia mamma. Non lo so, però non la vedo, non vedo niente. Vedo solo questo bambino che corre in questo prato. Felice.
felice, vive bene. Questa bambina in questo prato è in una dimensione diversa da quella terrestre o è in quella terrestre? Io vedo il prato di mio nonno, però Cioè, però dimmi in che dimensione è. In quella terrestre o in un'altra? non è quella terrestre. Ah, ecco. È ancora Siamo in un'altra dimensione. Bene, vai avanti. Vai ancora un po' più avanti. mia mamma, giovane. Ascolta, vai al momento in cui ti incarni, avanza fino al momento in cui sei di nuovo sulla terra. E quando sei lì, me lo dici. Sto nascendo io. Cosa vedi? Sto nascendo io. Continua. Vedo tutte le mie gambe messe male, piccolissima, bruttina. Oh, signore. Ascolta, una domanda, già che sei in quella dimensione puoi ricevere la risposta da altre dimensioni. Perché sei nata con le gambe? Esattamente non so come, comunque con dei problemi. Cosa è dovuto? Questo è quello che mi viene in mente. Quando mi credevano morto, mi hanno buttato in questa valle piena di questo buco profondo. Sì. Mi sono tutto rotto. Quindi hai somatizzato il dolore alle gambe, no? La rottura Ho delle. sentito, è qui che sono morto, sai? È qui che io poi ho sentito, ma non immediatamente, perché io ho percepito l'odore di questi altri morti nella fossa e mi hanno Adesso. tirato da una rupe. Sì, mi hanno buttato da una rupe. E giù in fondo c'erano però tanti morti. Quanto è alta questa rupe? Parecchio, una trentina di metri. È proprio precipizio, è un oddio. È una valletta stretta e profonda, e giù c'è un'infinità di morte. Ok. Io prima di arrivare giù ho cozzato contro qualcosa. Con che parte Poi del corpo? sono arrivato che era. Con quale parte del corpo è sbattuto? Orribile. Con quale parte del corpo è sbattuto? Niente Sono ferito. penso con le gambe. In giù, sì, ma ho rotolato, perché ho cozzato contro una roccia, poi sono rimbalzato e sono andato, però poi mi sono ripreso giù e ho visto questo orrore nella semincoscienza, poi sono morto. Bene, adesso ritorna di nuovo alla vita successiva, sei appena nato o nata? Nata, sei tu, sei tu, sì. Adesso vai avanti, fino al momento in cui tu sei in quel cortile. E ti arriva l'informazione che è successo qualcosa a tuo padre. Lì esattamente, quanti anni hai?
4, 5. Piccola, piccola. Adesso descrivimi nuovamente la scena. Chi ti dà l'informazione che è successo qualcosa a tuo padre? Da dove la prendi questa informazione? Quella macchia scura che poi mi avvolge, che poi si proietta su una collina, però c'è anche qualcosa ai suoi piedi. Qualcosa di argenteo, Sì. E c'è questo rumore che non è aereo, è più un elicottero che un aereo. Ta 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 ta. adesso io conto da 1 a 3 e tu torni indietro nel momento in cui ti stanno prelevando i soldati tedeschi e ti stanno portando in quella caverna. Sei Rudolf. Quando sei lì mi avvisi. Ci sono. Adesso, dal momento in cui sei sul lettino, ma ancora non ti hanno messo addosso niente. Sono terrorizzato. Adesso guarda dov'è il terrore, guardati dall'esterno, guarda il tuo corpo e guarda dov'è il tuo terrore, energeticamente dov'è. Un senso d'angoscia forte qui. Adesso tu con le tue stesse mani energetiche, Rudolf, puoi prenderlo. Puoi prendere questo terrore, prenderlo tra le tue mani. Ed eliminarlo dal tuo corpo, dallo spazio che occupa il tuo corpo fisico. Fallo. Elimina il terrore dal tuo corpo e quando fa, e lo butti via, finché non si dissolva nell'infinito, che si converte in altra energia, insieme all'altra energia infinita. Quando è fatto, mi avvisi. Adesso come ti senti senza questa energia addosso? Forse più leggera, non tranquilla, però più leggera. Adesso dimmi se te, a parte il terrore che non c'è più, dimmi se senti preoccupazione o paura o qualcosa del genere. Sì, paura sì, però a un certo punto sono quasi passivo, talmente non so se sono intontito oppure se è rassegnato. Sì, no, ti hanno fatto un'iniezione comunque. Bene, non c'è più il terrore. No. Adesso eliminiamo anche la paura. Dimmi dov'è. Lo stomaco. Prendila e buttala via, come hai fatto con il terrore. Adesso dimmi come ti senti, senza paura e senza terrore, in quella situazione. Sto già meglio, però sono passiva comunque, non Fa più niente. reazioni, ecco. Bene, adesso tu parla con colui che comanda tra i due uomini, uomini, tra i due esseri incappucciati. Chi è che comanda? Ma vedo più quello. Quello verde, quello diciamo rettile. Sì? Vabbè, fa niente. Un pilastro importante è chi viene al comando. Adesso via Però rettile. sì, cioè sono molto d'accordo, eh. Sì, ok. Di al rettile e di anche alla cavalletta che tu non vuoi che ti mettano addosso niente, nessuna piastra, nessun cavo, niente. Nessun elettrodo, niente. Di loro, che diano l'ordine ai tedeschi di non metterti niente addosso.
E dimmi cosa succede. Il rettile è lì fermo, e mentre l'altro guarda i due teschi o tre, non lo so, perché ce n'è uno che va e viene. E come dire, ma scusa, cosa vuoi, cosa vuole questo? E sono un po' perplessi. Chi, i tedeschi o gli altri? No, gli altri. I Beh. tedeschi sono usati comunque, Vabbè, i tedeschi sono diciamo più stupidi che altro, eh? no? Sì, sì, Beh, sì. andiamo avanti, cosa succede? Dici che non vuoi che mettano niente. C'è nessuna persona fra i tedeschi che ha un rilievo, cioè che si toglie, diciamo. Solo manodopera, no? Bene. Di loro che tu non vuoi che mettano niente, assolutamente niente. Ovviamente se tu lo vuoi, io ti do l'indicazione, però se tu lo vuoi glielo dici. Questo è in base al tuo volere, questa è la tua volontà. Guardando come va a dire cosa vuole questo qui. Un po' arrabbiato. Aspetta un attimo perché mi è andata via la connessione un attimo, sto aspettando che migliori. Aspetta un attimo. Cosa? Ecco, niente, già è tornata la connessione, scusa. Non ti ho sentito. Bene, andiamo avanti. Bene, andiamo avanti nel ricordo. Tu hai detto loro che non vuoi che ti mettano niente. Bene, avanza nel ricordo e dimmi cosa succede. Che l'insetto Sì? si sta arrabbiando con i tedeschi e Bene. loro sono non sanno come reagire, pratica. Vai avanti. Sono arrabbiati e i tedeschi cercano di scappare. Non lo so se erano, se sono stati obbligati a fare questa cosa, questi tedeschi. Va bene, vai avanti, cosa succede? Cercano di scappare, ma quegli altri sono molto, molto arrabbiati. Vai avanti. Cercano di guadagnare la porta e scappare. E penso che ce la fanno. Gli altri due si guardano. Dicono, visto che siamo qui, non sanno cosa fare adesso. Assurdo, quelli sembravano non servire a niente, però adesso che si trovano soli non sanno come reagire. Vai un po' più avanti, vedi cosa succede. I tedeschi entrano con un'altra persona, un altro tedesco, penso. Perlomeno la divisa di tedesco c'è. Vai avanti. E questo è quello che diciamo, li comanda, e questo penso il capo. Il capo dei tedeschi. Beh, Sì. vai avanti. Dà degli stupidi un po' a questi insetti, a questo insetto, dice che non sono capaci di fare niente, che non. Il capo di Ascolta, tedeschi. ascolta, la persona che è entrata, il soldato che è entrato. Che grado ha? Chiediglielo mentalmente. Comandante. Sì, comandante, però con che grado?
generale. Generale. Ok. Quanti anni ha più o meno? 38. 38 generale, già. Sì, che a quell'epoca poteva anche. Come? A me da 38 di fatti si vede che è giovane. Vai, andiamo avanti. Che succede? Vai avanti. Questo qua praticamente si arrabbia con i due che dovevano fare il lavoro e li insulta anche. Cosa dice loro? Che sono degli inetti, che non sanno fare niente, che non è possibile. Che loro devono portare a termine questo esperimento perché sono stati pagati. Boh. Beh, hanno i loro accordi, d'accordo. Vai avanti. Ma loro non reagiscono neanche più di tanto. Sono lì, si guardano inerti, senza fare niente. Vai avanti, avanza un po' ancora. Tedesco si arrabbia, li minaccia. Li minaccia di cosa? Li minaccia, gli dice: guardate che noi qui stacchiamo tutte le spine. Quali spine? Chiediglielo, mentalmente. Tutti gli apparecchi. Quali apparecchi? Quelli che servono ai vostri esperimenti alla nostra guerra. Ma E loro come reagiscono? loro sono arrabbiati. Sono arrabbiati, ma non reagiscono contro questa persona. I militari sono loro terrorizzati. Ascolta, qual è l'obiettivo dell'esperimento di questi due esseri e qual è invece l'obiettivo di questo generale, diciamo così. E in che modo loro due, queste parti, collaborano? È uno scambio di favore. Che favore, quale favore? Generale vuole avere il potere supremo in cambio di queste informazioni che loro possono avere sul nostro genere, sul genere umano. Bene, quali sono le informazioni che loro proporzionano all'esercito tedesco, di cui l'esercito è molto interessato? Il potere, mi dicono anche Il potere? Armi? armi e tecnologie specifiche sulle armi. Mentre i tedeschi con quale favore ripagano questi esseri? Questi esseri hanno bisogno di persone alle quali aggrapparsi per portare avanti, infatti l'avevo detto anche prima, Sì, la loro, ok. Semplicemente dobbiamo confermare, no? Dobbiamo fare il giro, la prova del nome, per portare avanti la loro, no? La loro specie. la loro vita, la loro. La sopravvivenza della loro specie, in un certo senso. Ok. Quindi Praticamente loro forniscono persone in cambio di tecnologia, no? tecnologie e armi particolari. Sono Quali sono queste armi particolari? conosciute a noi, dicono. Sono armi che voi non conoscete. Digli di dirtelo ugualmente, perché magari guardando un occhio al futuro possiamo riconoscerlo. Armi basate sull'energia, sull'elettricità e su
sulla psiche delle persone, sul controllo psicologico delle persone. Sul controllo e la manipolazione mentale? E in questo momento lì, in quell'anno, a che punto era, a che livello era la sperimentazione sul controllo e la manipolazione mentale umana? Era già in atto il progetto? Funzionava? È nato il progetto, ma al momento non era stato ancora sperimentato al massimo. Era un motivo di sperimentazione. Stavano appunto facendo queste prove per vedere fin dove poteva arrivare il cervello di una persona, sia a livello di dolore che di essere controllato e controllare anche. In che maniera le persone venivano controllate? Cosa facevano fare loro in questa manipolazione? Li sperimentavano, ma pochi ne uscivano vivi. Perché o impazzivano o morivano durante gli esperimenti. Normalmente di cosa morivano? Qual era la causa più frequente di morte? Anche la pazzia. La pazzia e il non controllo delle loro facoltà mentali. Diventavano anche indigenti, diciamo. Degli esseri privi di volontà. E da questo passo in poi loro avrebbero potuto controllarli. Prima li annientavano e poi li controllavano, li rendevano simili a macchine. Quindi annullavano prima la volontà, l'annichilivano e poi riuscivano a controllarla, E no? se riuscivano a non farli impazzire prima, poi li usavano controllandoli psicologicamente, diventavano una specie In che di maniera una persona priva di volontà, o meglio, con la volontà annichilita, risulta utile all'esercito tedesco? Con quale scopo venivano utilizzati? Venivano manipolati. diventavano macchine. Per far cosa? Pronte alla morte, pronte a uccidere, pronte senza sentimenti. Annientavano i sentimenti anche. Quindi carne da macello per le guerre, Sì, carne da macello per le guerre e macellai a loro volta. Quindi tutti i campi di concentramento servivano ad alimentare questi esseri? In un certo senso, io suppongo, non so di brutto. Non tutti, alcuni avevano questi specie di angoli dove fare questi esperimenti, non tutti. E Gli altri? gli altri servivano per annientare le persone, perché comunque erano pochi che ne uscivano. Ma questi erano molto controllati. Va bene, andiamo avanti con la nostra storia. Torniamo lì in quella caverna e dimmi cosa succede. Avevamo lasciato il generale e gli esseri incavolati perché non riuscivano, non riescono ad esercitare su di te. Bene, andiamo avanti. Vai avanti, cosa succede? Succede che il tedesco si sta arrabbiando tantissimo con quegli altri due Sì. perché non. Io ho detto che non voglio essere usato per questo, non accetto. E gli altri due sono un po' così, si guardano e pensano una vendetta, no? Una vendetta. Una rivalsa più che una vendetta. Continua, vai avanti.
un certo punto però il tedesco ha paura. Si vede, prima di tutto non si vede protetto dai suoi militari. Chissà perché, ma non si sente sicuro di quelle persone. Ma questa sua improvvisa preoccupazione da cosa deriva? Dal fatto che comunque sotto minaccia questi due esseri non si muovono? Sì, lui non so se deve rendere conto a qualcuno di questo che sta facendo. Ok, continua, vai avanti. Ma qui c'è una guerra in atto fra di loro, non tanto a parole, perché non parlano un granché? Sono sguardi e sono. L'unico che parla è il tedesco, gli altri si vede che sono molto arrabbiati, ma non. Sì, loro parlano più telepaticamente. Ecco, non. Beh, vai avanti. Continua. Quasi quasi questi due vogliono lasciar perdere, anzi. Se non fosse l'altro così affannato, penso che lascerebbero perdere. Vai avanti, dimmi cosa succede. Dicono tanto uno vale l'altro. Di soggetti probabilmente ne avevano tanti. Vai avanti. Cosa succede? Avanza un po', ancora un po'. È il tedesco che se ne va con la testa abbassata. Ma se ne va arrabbiato? Dice arrabbiato, ma con anche mortificato nello stesso tempo. E gli altri tre, sempre al seguito, se ne vanno. Sono rimasti loro due soli. Vai avanti, che succede? Si guardano. Guardano me, scuotono la testa. Allora non gliene frega niente, voglio dire, cioè, tanto se non c'è questo ce n'è un altro. Vai avanti, vediamo cosa succede. Tanto qui pensiamo a te. Io continuo a dire che non voglio che mi facciano niente. Adesso non so, spengono le macchine. Bene. Sono ancora un po' titubanti, ma spengono le macchine. Vedo che tirano giù tutte. Stanno lì, mi guardano. Sì. Non si decidono, non sanno cosa fare neanche loro. Noi aspettiamo, vediamo cosa succede, qualcosa succederà prima o poi. Sembra che facciano la veglia funebre. Lì inerte, eh? Vai a un momento importante in cui si sblocca la situazione e succede qualcosa. Entra qualcun altro, dall'altra parte. Questo c'ha le cosine rosse qua, le mostrine rosse. È un militare umano? Sì, militare anche questo. Entra da solo. E chiede allora cosa fate? Gli altri scuotono la testa. Ma sembra che dite, ma sì, portatelo via.
Non danno valore comunque a una vita o a qualcosa del genere, loro interessa solo il loro coso, che questo è fallito, ma tanto ce n'è, di carne umana ce n'era, abbondanza. Andiamo avanti. Dice, ecco, portatelo via. Entrano gli altri due o tre. Mi staccano tutto. Solo la cuffia. Staccano anche quella. Io potrei anche essere morto. Non sento niente, non vedo niente. Tu ti stai guardando dall'esterno ancora? Ok, vai avanti. Signor, mi ributtano in qualcosa, in quella roba. Ma tu non sei. Tu sei morto per il sedativo che ti hanno messo? Con la siringa? No, io sono ero vivo quando mi hanno buttato giù, perché io ho percepito quello che succedeva, che mi hanno buttato giù dalla rupe. Non ero morto, ero in stato di semincoscienza, ma non ero morto. Eri in stato di semincoscienza indotto da un sedativo, no? Sì. Perché Vabbè. Ok. io ho sentito, percepito l'odore, ho sentito che mi buttavano giù e ho sentito che ho cozzato contro qualcosa prima di arrivare giù. Adesso andiamo alla vita successiva in cui sei Mariangela. Io conto da 1 a 3 e tu sei lì nella vita di Mariangela in cui hai 4 anni circa e sei in un cortile e ti è arrivata l'informazione che a tuo padre è successo qualcosa. Sei lì al mio 3. 1, 2, Sì, ci sono, ci sono. 3. Beh, adesso dimmi, adesso che abbiamo cambiato le condizioni successe in passato nella vita precedente, adesso che non ti hanno inserito più nessuna cosa all'interno dello spazio fisico occupato dal tuo corpo, andiamo a vedere cosa succede. Sei in quel cortile, dimmi cosa succede. Prima di entrare, di affacciarmi alla porta, io ho detto a mia mamma che era successo questo. E prima ero in cucina. Mia mamma un po' arrabbiata perché mio papà era in ritardo. Sì, continua. Ho detto, mamma, non aspettare papà perché papà non arriva più morto. E c'era un'ombra nera vicino a me, alla mia destra. Questa è l'ombra nera che ti ha passato l'informazione, no? Sì, penso, non so, Sì. questo. Vai a riguardarla in quel cortile. Per fare il paragone con quello che abbiamo visto prima. Ma quello, adesso. Quello che vedevo sulla collina è quello che avevo alla mia destra, che sembrava una cavalletta. Potrebbe Alleluia. essere, perché io vedo più un animale qui, più un insetto. Già si sta schiarendo più. Bene. Però l'altro non c'è, ce n'è uno solo. Sì, perché era l'altro che si era messo in contatto con te. Il famoso Thor è questa cavalletta. Ah. Adesso voglio che tu guardi quell'immagine in cui c'è quest'ombra nella collina. O meglio, guarda la collina e dimmi se c'è l'ombra. Ecco, meglio così, detto. In quello stesso momento, in quello stesso istante, guarda la collina e dimmi cosa vedi. Sì, è lui, è la cavalletta.
E guarda quelle cose ai piedi della collina, guarda quelle cose argentee, se ci sono o se non ci sono. Dimmi un po', cosa vedi? Una specie di cerchio così, con dei cosi che escono, ma della grandezza non è, cioè, voglio dire, tordi dentro non ci sta, di sicuro. Però è come un disco con dei raggi così, sembrano di metallo anche quelli. Però in mezzo ne vedo la parte solo, la parte sopra, e l'altra sembra per terra, fondata in terra. Beh, adesso lì attorno lui non è più collegato con te. Il momento della connessione, siamo risaliti a quel momento e l'abbiamo annullato. Cosa ti dici tu? Oh, un po' arrabbiato, no? Ma neanche più di tanto. Mi ha detto che con me ci lavorava male. Chiedigli quali erano i fastidi che ti aveva procurato con questa connessione, i fastidi fisici e psicologici, o psichici. Tutta quella cosa in testa, il fastidio più che altro alla testa, le spalle, questo peso, dice tanto, io li facevo e tu li facevi, lavoravo per niente. Ascolta, il rumore che sentivi? Fastidio farò, mi ha detto. È il rumore che sentivi? All'orecchio? Il rumore. Non sentivi un rumore all'orecchio? Ah sì, ce l'ho quello nell'orecchio. Quello ce l'ho ancora il rumore nell'orecchio. E quello non lo so se viene da lui. Adesso controlliamo. Quei blocchi che sentivi alla schiena? I blocchi alla schiena ci sono. E non so se è stato lui a darmeli. Perché No, io credo che sia più che altro. lui mi ha detto che non gli davo soddisfazione, non Sì, no, ma io riuscivo. credo che comunque i blocchi alla schiena sono dovuti al fatto che hai problemi alla gamba, all'articolazione della gamba, e quindi il movimento non naturale ti provoca, insomma, problemi, fastidi in quella zona. Ma questo guardiamo. Chiedigli se quel qualcosa che cercava di impossessarsi di te in passato era lui. Chiedigli, Non ho capito, scusa. Sì. se quel qualcosa che cercava di impossessarti di te in passato, quella sensazione che sentivi, di cui mi raccontavi, era lui. Dice che ha provato di tutto con me. Era lui, no? E non Non ci gli riuscì. davo soddisfazione, non riusciva fino in fondo. D'accordo. Bene, adesso guarda questo toro lì sulla collinetta. Dimmi se riesci a vedere ancora quelle cose che luccicavano lì in basso sulla collinetta, quelle cose argentee. Sì, c'è ancora. C'è Vedi cosa sono. ancora. Ma sta svanendo. Se ne sta andando. Bene, Vedo quando sono solo una completamente. piccola parte di questa. Bene, quando sono svanite, mi avvisi. Non le vedo più.
Adesso dimmi cosa vedi, cosa rimane in quella collina. Sempre lui lì. Lui è lì, non se ne vuole andare. Ah, se devo andare, digli che cosa sta facendo lì, se non ha più nessuna connessione. Dice che era una sfida per lui. Vabbè, ma cosa vuole fare? Rimanere per sempre lì? A far cosa? Che si divertiva, trovava pane per i suoi denti. Vabbè, adesso di attore di abbandonarti, di lasciare, di andare via per sempre. Non ci provare. Ma ha detto che ci rivedremo ancora, me ne vado, ma ci rivedremo ancora. Digli che tutto questo dipende dalla tua volontà, non dalla sua. O meglio dalla vostra. Appena è andato via, è scomparso nel viso. Continuiamo. Non c'è più la collina. Bene, adesso facciamo un rapido scanner del tuo corpo. Adesso voglio che tu entri nel tuo corpo e ti guardi dentro. Entra dalla parte superiore della tua testa e dimmi se vedi qualcosa che non fa parte del tuo corpo. Dimmi se c'è qualcosa di strano. Se c'è, dimmi cosa vedi. La testa è come. Mi sembra di avere il casco che aveva quello là dai tedeschi. Un qualcosa qui che mi stringe. Beh, diciamo che può volerci anche del tempo per affinché svanisca la marca dell'impianto. Però noi chiediamo al responsabile di chi l'ha messo di toglierlo. Quindi tu adesso ordina che ti venga tolto questo casco. Anche il ronzio. E mi dici cosa succede? Non vedo nessuno che manipola, però mi sembra di vedere uno spiraglio un po' meno scuro. Sì, ma diciamo che è l'impianto che sta svanendo lentamente, a volte voglio dire, non è immediata proprio la rimozione, nel senso che energeticamente deve come metabolizzarsi, no? Il processo. Quindi aspetta finché non svanisca completamente. Anzi, ti dirò di più, tu da lì puoi manipolare il tempo. Quindi puoi anche andare al momento in cui, e i tempi sono diversi da quelli sulla Terra a quelli in quella dimensione, posso anche slittare. Quindi adesso tu in quella dimensione accelera il tempo e vai al momento in cui questo casco svanisce dalla tua testa. Appiccicato bene. Non ci credo. Dimmi cosa vedi, cosa senti. Non viene via. Non va via? Guarda, prendilo tu con le tue mani energetiche, ci spieghiamo prima. Lo prendi e lo tiri via dalla testa e lo butti via.
Quando non c'è più questo casco sulla tua testa, me lo dici? Andiamo avanti. Non c'è più. Controlliamo nello spazio che occupa il tuo volto. Occhi, naso, bocca, orecchie. Dimmi se c'è qualcosa. È come se avessi qualcosa qua così alla bocca. Ecco, toglitelo, è che sono le impronte degli impianti che avevo. Toglilo, acceleriamo il metabolismo di questo processo. Lo prendi con le mani e lo togli. Quando hai fatto, mi dici. Adesso togli anche l'impronta di quell'impianto che c'era nell'orecchio e che ti dava ronzio. Lo prendi e lo butti via, finché il ronzio non cessa. No, che questo non viene via. Sì, che va via. Non c'è fretta, C'è sono un caldo. filo attaccato. Dove è attaccato questo filo? Che va in profondità un filo. Tira tutto, strappa tutto, estrai tutto. Anzi, chiama il responsabile di questo impianto e di farlo con cura e delicatezza. Chiamalo e digli di toglierlo. Facciamo fare lui il lavoro, non sprechiamo energie inutilmente. È come se mi levassero un tappo. Bene, chi lo sta togliendo questo tappo? Ci sta ancora lavorando. Bene, ma chi è che lo sta facendo? La cavalletta. Bene, come lo fa? Tira. Ha infilato qualcosa e Sì. adesso lo sta sfilando. Madonna, quanto è lungo. Dove era collegato questo filo? Non riesco a capire dove è collegato perché è talmente lungo, un po' che sta tirando. Vai a guardare, mentre tira, vai a guardare dove era collegato. Schiena. A quella placca che ho qua in fondo. Ah, ecco le placche. E anche allo stomaco. Si decide. No, no, digli di togliere tutto immediatamente perché già stiamo pure perdendo tempo e dobbiamo chiudere. Veloce. È un po' arrabbiato, ma sta tirando. Ah, veloce, veloce. Non ce ne frega niente se è arrabbiato. Veloce. Va. Veloce, veloce, rapido, rapido, fuori tutto. Veloce, rapido, rapido. Più veloce, più rapido. Ah, andato. Se l'è avvolto tutto qui, è un Digli fagotto, di via, distruggerlo, digli di butta tutto. distruggerlo, digli di distruggerlo.
gliel'ho bruciata in mano. Devi togliere tutto il resto, tutte le placche che hai addosso, che avevi addosso. Controllati la schiena, il collo, la spina dorsale, gambe, braccia, controllati tutto. E mentre vedi, mentre visualizzi, vedi di rimuovere. Acceleriamo il processo. Anche le spalle ci sta lavorando. Tutto, tutto fuori. Ma tutta la spina dorsale è tutta piena di fili. Tutto fuori. Mi toglie tutto, non sto più in piedi. Non è vero. Hai le tue ossa per stare in piedi, non i fili eterici. Non ti lasciare ingannare. Quasi, sta vibrando la spina dorsale, quasi in fondo. Bene. È un bel meccanismo che ho in fondo, una bella, bella piastra, bella grossa. Fuori tutto, fuori. Quella in fondo alla schiena che fa fatica a togliere. Già fatto? Non l'ho ancora finito. Gira un brocco grosso. Tu senti qualcosa fisicamente? Adesso che sta lavorando lì, sì. Qui Cosa senti? mi sento più leggera. E in basso? Quello che sono un po' tutta. E in basso? E in basso mi sento ancora questo peso, una parte, la parte destra. È la parte destra, la parte che mi ha preso un po' di più, sia la gamba che tutto. È lì che ci sta lavorando. E non è che mi fa male, però sento che ci lavora. Fuori. Via, butta via tutto. Via. L'ha buttato. Controllare il tuo corpo e vedi se c'è qualcos'altro. Mi sento lo stomaco. Allo stomaco che. Devi andare in bagno? No, no. Un senso di vuoto allo stomaco. Ok, cioè, beh, è chiaro, ti ho tolto tutto. Controlla nel tuo corpo, dalla testa fino ai piedi, fai uno scanner, vedi se è rimasto qualcosa. Anche i miei pruriti. Forse se ne andranno. Vedi qualcosa? Ho questo braccio qua sotto, mi sembra di vedere qualcosa. Devi togliere tutto quello che c'è.
come tira là, mi fa male qui. Dai, fai, togli tutto, fai togliere tutto e via. Abbiamo già finito, eh? Tra un po' a casa. Prendo questo sotto la spalla. Che lo tolga. Sono tutti fili come con delle piastrine attaccate. Sì. Le famose piastrine, i famosi fili, eh? Te li porti via, te li portavi da un'altra vita. La dimostrazione che non sono fisici, ma sono di un'altra densità. Eccoli, bravo, proprio secondo dito dal piede, togli tutto, che me lo sento morto. No, penso che non sia rimasto più niente. Controllati, dalla testa ai piedi. Ho tutto come intorno alla colonna vertebrale, come se fossero accese delle luci. Vedi se qualcosa di. Vedi se qualche impianto. Controlla. Sia da una parte che dall'altra, fino qui in vita. Guarda cos'è. Vai, se è un impianto lo tolgo, quindi devi toglierlo. E dimmi che succede. Ma è come se si stesse riformando qualcosa. È Sì, dimmi cosa. una luce, una bella luce gialla. Vediamo cosa era bloccato e cosa si sta riformando. Guarda bene. Ho l'impressione che ci sia ancora qualcosa giù in fondo alla schiena, ma forse è solo Forse solo che? una parte sulla destra, che non può. Di togliere tutto. Anche quella cosa lì. Se è un impianto, lo può togliere, lo toglie. Comincia a protestare. No, 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 che comincia a protestare, no, che comincia a sbrigarsi. Dobbiamo chiudere. Ci sono dei fili anche giù nel linguine, Bene. che forse da questa piastrina che partono. E poi controlla anche se i problemi, i fastidi che hai avuto ultimamente nella tua zona genitale derivavano da questo. Guardaci bene. È come se non li avesse messi lui. Vedi che non li ha messi lui. Chiama i responsabili di chi li ha messi e falli togliere.
Sono quei due medici che ho visto in sogno. Che poi non erano medici, di togliersi la maschera e di farsi vedere in faccia. Casco anche questi. Il casco anche questi, di togliere il casco. Questo 20 giorni fa, no? Mi ha detto. Sì, una ventina, forse un mese, non lo so, adesso di preciso non. Bene, di togliere tutto. È una donna e un uomo. Lo tramite bianco. È un. Che sembianze hanno? Sotto il casco non lo so, glielo devo far togliere. Sì, fammelo togliere. Questi sono tutti e due come il primo. Sono delle libellule, del boh. Hanno un insetto, insomma. Ok, un insetto. Di ritogliere tutto e quando hanno fatto che distruggano l'impianto e via. Che l'hanno appena messo. Ma non devo neanche metterlo. Se mi vuol dire l'abbiamo appena messo. Era un arpione. A cosa serviva? Non capisco. Carico controllo. Ma il controllo di cosa? Hanno fatto cilec. Per la riproduzione. Appunto, non capisco. Per la riproduzione, io che ho quella mia età. Oh, signor. Fuori, è che non capivo, cioè non capivo. Se è possibile che faccia un errore del genere? Ma vabbè. No, non penso. Allora, per che cosa l'avete messo? Per studiare. Vabbè, quando hanno tolto tutto devi sbrigarsi, fai distruggere l'impianto e via. Si guardano, non sono tanto convinti. Ah, veloci, veloci, mettigli un po' di fretta, che dobbiamo chiudere, Mariangela. Via anche loro. Via anche loro con il loro camice bianco, via. Ok. Bene, fatti un controllo veloce per il corpo, dalla testa fino ai piedi. Passate, sento, la vedo ancora un po' in ombra, ma Cosa? non vedo niente di No, particolare. vabbè, però sai cosa c'è? Che comunque abbiamo velocizzato il metabolismo nella, Ah. come dire, nella dissoluzione di questi impianti, no? Quindi abbiamo come riprodotto una nuovazione, ma comunque già avendo bloccato e annullato la situazione che li aveva prodotti, inseriti, automaticamente non si riproducono più nel futuro, quindi si dissolvono. Come tu hai visto dissolversi leggermente quelle placche argentee ai piedi della collina, ecco, c'è stato un tempo di metabolizzazione e poi sono scomparse da sé, da loro. Quindi anche questo. Anche problemi alla tiroide, oh, ma non mi sembra di vedere lì qualcosa di particolare. No, vabbè, tu dimmi se vedi qualcosa, perché se si è pulita, se non c'è niente, se è pulita, non fa niente. Possiamo chiudere tranquillamente. Poi, chiaro, metto anche che comunque il Dopo. corpo. Sì? No, dopo andando giù mi sembra di essere abbastanza libera. Non vedi niente, no? Hanno lasciato tutti gli attrezzi lì. Prendili, buttali in modo che si dissolvano nell'etere. Fuori. Via. Posso? Eh? Loro se ne Sì. sono andati, però hanno lasciato tutto lì.
Prendi tutto, butti via in modo che si dissolva nel lancio che tu fai verso l'etere, verso l'infinito, verso l'ignoto, chiamalo come vuoi. E forse hanno lasciato qualcosa dentro. Quello è importante, controlla. Dove? C'è qualcosa ancora. Dentro a livello di... ma quasi esterno, sai? Non so se le vie urinarie o comunque in quella zona, ma Digli di toglierlo. Digli di toglierlo. se ne sono andati. Chiamali. Perché tu li hai mandati, però. Dove farli finire il lavoro, però, no? Mariangela, io capisco la fretta, però. Richiamali che te lo tolgano e via. E poi, quando hanno tolto tutto, mandi tutti via. Si guardano straniti. Via con i vostri attrezzi, i vostri carrellini, via. Sì, Però hanno tolto quello che avevi? Beh, non mi sembra vedere più niente. digli di togliere, di portarsi via anche gli attrezzi. Te poverini, tu li hai cacciati e li spaventati sono andati scappando, lasciando tutto. C'è il ginocchio, che c'è un qualcosa, vedo all'interno del ginocchio destro, ma qualcosa di molto piccolo. Toglielo tu, quello toglielo tu. Prendilo con le tue mani energetiche e lo butti via. Ok. Bene. Adesso controllati. Se sei pulita, abbiamo fatto. Mi sembra di sì, mi sembra di non vedere più niente. Vabbè, comunque, qualsiasi residuo tu possa ancora avere, si dissolve con il fatto che sei consapevole di quello che è successo, che sai quello che succede, è la tua volontà e puoi esercitare quindi la tua volontà. Quindi realmente i residui, eventuali residui o quello che sia, sono molto relativi, scompariranno. Sì, il punto di grosso non mi sembra di vedere più. Sì, insomma, il lavoro è fatto. Poi comunque potresti anche ormai non avere più niente direttamente, neanche. Ok, adesso quindi, Mariangela, tieni pronta perché ritorniamo al presente. Mettiti comoda e adesso io conto da 1 a 5. E mentre conto da 1 a 5, tu lentamente rientri al presente, da dove ti sto parlando. E rientri al tuo corpo e rientri nella tua mente. 1. Adesso senti che il tuo corpo sta cominciando a diventare molto leggero. Senti che il tuo corpo comincia a essere sempre più leggero e puoi cominciarlo a sentire dai piedi. Adesso senti i tuoi piedi come sono leggeri. Non sono già più pesanti, sprofondati nel pavimento, ma sono leggeri, quasi ti sembra che stiano per volare. E così puoi anche sentire le tue gambe cominciare ad alleggerirsi sempre di più. 2. Adesso le tue gambe sono leggere, sono così leggere che si sono staccate dalla sedia, stanno come volando. E tu ti senti bene, stupenda, meravigliosa, meravigliosamente bene, leggera, piena di forza, piena di energia, sensazione meravigliosa. E il tuo bacino si rilassa e si alleggerisce, e ti senti sempre più leggera. 3. Adesso anche tutta la tua schiena si fa leggera, tutta, tutta la spina dorsale, i muscoli della schiena, dal bacino verso le spalle, fino all'ultimo anello della colonna vertebrale della tua nuca, tutto si rilassa, tutto si alleggerisce. Sensazione stupenda di leggerezza, di tranquillità, di serenità, di forza, di gioia. Tutto un positivo, tutta una luce, tutta un'energia.
4. Anche la testa si fa leggerissima e le braccia e le mani. Adesso tutto il tuo corpo è leggero. Ti senti bene. Leggera, forte, senza dolori, senza indolenzimenti. Sei nuova, consapevole. Adesso riesci a volere, a intendere e a volere. Il passato è stato modificato e con esso il presente e con esso il futuro. Adesso preparati perché quando ti dico 5, apri gli occhi, ritorni al presente nel tuo corpo, nella tua mente. 5. Lentamente apri gli occhi. 6. Di nuovo al presente. C'ho gli occhi tutti appiccicati. Ebbè, un paio d'ore te le sei fatte? Un paio d'ore. Quanto pensavi? Un'oretta, sì. Oh, Bene. storia. Cosa ricordi? Penso tutto. Penso tutto, ma ti dirò. Da quando ho rivissuto quel rumore e quell'odore, avevo già cominciato a intuire qualcosa. Poi ci ho lavorato un po' una notte e ho detto: ma pensa a te, com'è che posso essere io collegata a tutta sta roba qui? Vabbè, senti, ma come ti senti adesso, dopo sessione? No, mi sento bene. Devo dire la verità, mi sento bene. E forse c'è ancora il rumore, ma non. Deve aspettare che si metabolizzi tutto, eh? Le cose immediate, insomma, il fisico, la densità della materia ai suoi tempi. Però mi sento così. Consiglieresti a chi guarda questo video di fare una sessione di ipnosi via Skype, via internet? Sì, se non altro per darsi certe risposte a certe domande che rimangono comunque sempre nella domanda, se non si prova. Poi invece ti vengono. E tu che non avevi mai fatto ipnosi, tu che non avevi mai fatto ipnosi, e tu che non sapevi se saresti entrata in ipnosi, ecco, adesso che lo Anzi, abbia fatto, pensavo di trovare difficoltà. però adesso che tu lo hai fatto e hai vissuto questa esperienza, puoi raccontare a chi sta guardando questo video cosa è l'ipnosi, cosa si sente in ipnosi, cos'è l'ipnosi, dal tuo punto di vista appena uscito da un'ipnosi, per la prima Dal volta. mio punto di vista è come vivere una storia, perché ti tocca, sì, le emozioni ci sono, ma poi riesci a cantonarle. È come se tu ti vedessi un film, proiettato in un film. Perlomeno io l'ho vissuta così. Pur vivendolo, questo film, non ti tocca più di tanto. Ti lascia. Mi lascia qua e mi lascia là. C'è questo, due cose ben distinte. Il fatto di essere qui e di aver vissuto comunque una vita diversa o neanche tanto piacevole, magari. Però ecco, non ti viene l'angoscia per quello che hai vissuto. Lo vivi, posso dire, serenamente. Anche se ti poni certe domande, logicamente, perché dici come posso io essermi portata a spalle una vita già vissuta e andare avanti ancora a sentirne diciamo le conseguenze o comunque l'influenza di quella data. È una cosa abbastanza strana, è una cosa che ti dà da pensare. Io Bene. alla reincarnazione ci ho sempre creduto, non ho mai, anche perché, e lo ripeto, ho avuto parecchie esperienze di visione con i morti, eccetera, eccetera, che a un certo punto del loro percorso mi dicevano: adesso basta, io me ne vado, perché io sono convinta di essere rimasta in contatto con loro
nel periodo intermedio, dalla morte alla rinascita. Io Ascolta, credo di Angela. averlo vissuto, per cui loro stessi tante volte mi hanno detto: adesso basta, non vengo più disturbati perché io devo fare questo o devo andare a fare quello. Forse perché ho sempre vissuto già da piccola queste esperienze che non mi toccano, però mi lasciano un certo. Ma se sai maneggiarle, vuol dire non dovrebbe essere un problema. Vabbè, Mariangela, Stata un'esperienza positiva, comunque molto. tu quindi permetti la divulgazione? Ehi, stanno chiamando, non entra l'occupato su Skype e mi stanno mandando 10.000 messaggi, mi stanno infastidendo. Non so perché non mi è entrato l'occupato, quindi non si è disattivata la funzione. Vabbè. Quindi tu, scusami, permetti la divulgazione del tuo video, della tua sessione su internet o comunque su altri Sì, siti di comunicazione? non c'è problema. Non c'è D'accordo. problema, certo. Quindi io ti ringrazio Me anche a nome l'andrò a di sentire. tutti. Ti ringrazio a nome di tutti, a nome di chi sta guardando il video Ok, per la grazie. Mi faccio divulgazione. sapere comunque. Sì, certo, tu fammi sapere. E lo faccio sapere.